L'area giochi della Villa Comunale riapre ai bambini al termine di un intervento di recupero e sistemazione dell'area di 80 metri quadri all'ingresso di Piazza Vittoria. Le vecchie giostrine, che risalivano a più di 10 anni fa, sono state riqualificate, mentre 6 nuovi giochi hanno sostituito le precedenti strutture pericolanti. Un intervento del costo complessivo di circa 20.000 euro, che ha suscitato l'entusiasmo dei più piccoli anche grazie all'installazione di 8 nuove altalene. Immediatamente appena arrivato, in 4 mesi abbiamo diviso la villa in lotti e siamo riusciti a organizzare interventi mirati. Sono contento per il risultato ottenuto e quella dei giochini è stata già predisposta 3 mesi fa. Ho fatto un tavolo tecnico all'interno dell'assessorato, abbiamo predisposto tutti gli atti, un ringraziamento agli agronomi, ai dipendenti del comune, alla dirigente, perché abbiamo fatto una filiera rapida, accorciato un po' di tempo, abbiamo recuperato molto materiale, quello che andava sostituito perché atti vandalici ne hanno compromesso la funzionalità, lo abbiamo comprato interamente, anche la ditta ha avuto una buona esecuzione dei lavori. E abbiamo messo in piedi finalmente un'area giochi degna della Villa Comunale. L'intervento fa parte di un più ampio piano di riqualificazione della Villa Comunale, che ha interessato anche le panchine del vialone centrale e parte della pavimentazione. È in fase di conclusione anche il censimento delle specie arboree. L'appello ovviamente è quello dei cittadini a darci sempre una mano, anche i genitori, insomma, alle volte in sosta li vedo che si siedono sulle altalene dei bambini, non lo facciamo perché quelle sono per i piccoli. Un appello sempre a stare attenti a qualche atto vandalico, abbiamo rinforzato il presidio di vigilanza e stiamo continuando con questi interventi lungo tutta la villa comunale, anche con la ripiantumazione di alberi, il rifacimento di panchine, insomma adesso stiamo cercando veramente di mettere quella villa comunale così come deve essere, sperando che poi i cantieri finiscano presto.